In arrivo sul nostro amato pianeta una cometa, si chiama Catalina. È una cometa con due code, già visibile con i telescopi, e che il 17 gennaio 2016 sarà nel punto di minima distanza dalla Terra. Il nome codice è C/2013 US10. Catalina, scusate, è stata scoperta dagli scienziati del Catalina Sky Survey Project e si trova nel cielo di Capodanno, nella regione di Arturo, una sfera rossa molto luminosa, proprio perché è vicina alla morte. È il suo canto del cigno. Il fenomeno delle due code in realtà non sarebbe così insolito. Molti di questi corpi celesti hanno infatti un pennacchio fatto di gas e un altro di polveri, che si evidenziano con l'avvicinamento e il riscaldamento del Sole. Il vento solare ionizza, pensate, le particelle di gas che diventano luminose, mentre le polveri lasciano una scia, un po' come un camion carico di sabbia che perde il carico con il vento. Questa sarà, secondo gli astronomi, la prima e ultima occasione per vedere la cometa con due code. Catalina proviene infatti dalla cosiddetta nube di Oort, oltre l'orbita di Nettuno. Per milioni di anni ha seguito un'orbita che poi è stata deviata fino all'incontro ravvicinato con il nostro Sole, la nostra stella. Le code viste dalla Terra appaiono in posizioni opposte per colpa della nostra posizione di osservazione, secondo il tragitto previsto da un breve avvicinamento a Mercurio e al Sole. Catalina dovrebbe tornare nello spazio profondo per restare lontana da noi per chissà quanti altri milioni di anni, forse per sempre. Vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentate un video di natura scientifica.